Siamo qua. Buonasera, sono contenta di poter tornare, diciamo, nel nostro salotto per poter parlare con voi dei nostri autori italiani. Stasera abbiamo con noi Marco Marinoni, è già stato con noi anche l'anno scorso. Ecco Marco. Ciao Marco, Ciao, buonasera. sto vedendo se riesco a condividere il video in diretta su Facebook. Ecco Marco. Va Ciao bene. Marco, Buonasera. sto vedendo se riesco a condividere il video in diretta. Ok. Condividi, eccolo qua. Mi senti? Ok, io ti sento benissimo. Spero che riusciremo ad avere i commenti come anche l'ultima volta del tempo passato. Quindi, se potete e riuscite a darmi un responso, nel senso, se provate a scrivere, vediamo subito poi se funziona. Allora, intanto grazie Marco ancora una volta per essere con noi e per volerci presentare il tuo libro. Intanto la Grazie a faccio te, io. felicissimo di essere ospite nella tua diretta, ormai è una Grazie. consuetudine. Diciamo che l'altra volta ha anche portato bene, possiamo dirlo, perché abbiamo chiesto, tutte le volte si chiede a Fabrizio che continua a considerare i lavori e mi sembra che al momento ci stia dando retta. Fabrizio è contento di come ci si sta muovendo, sia per quanto riguarda noi autori, sia anche per quanto riguarda la risposta, la ricezione, diciamo, da parte anche di voi critici letterari, di voi blogger, oltre che ovviamente dei lettori, insomma, che sono il nostro carburante, quello per cui noi esistiamo. Quindi, se Fabrizio ci sta probabilmente seguendo, no, so che è a Genova in realtà, non so se ci sta seguendo perché è a Genova oggi. E deve fare due commissioni lì a Boccadasse, quindi ci seguirà in differita perché tu ovviamente poi metterai il Io li video come metterò, abbiamo fatto l'anno certo, scorso in su condivisione YouTube in e YouTube, poi quindi quindi lo canale possiamo condividere senza problemi. sulle Ora strade vedo del che giallo, no? siamo in diretta sulle strade del Sulle strade del giallo, giallo, così almeno certo. lì ci possono vedere tranquillamente tutti. E poi riandremo sia sulle strade del giallo e poi sugli altri gruppi Facebook come su YouTube. Quindi ci possono rivedere anche dopo. Bene, bene, Allora, bene, il libro ve lo faccio vedere io, ma vorrei che lo facesse vedere anche Marco, così bene. si Faccio vedere vede entrambi perché sono l'originale. le ultime due. Stasera parleremo principalmente di La memoria del male, che è quello uscito, perfetto, che è quello uscito a giugno, 15 giugno. Come nell'altro, praticamente, che abbiamo conosciuto l'anno scorso, l'altro tuo romanzo, Follia 2. Anche qui si torna nella zona Ligure. Scusate. Diciamo che Pensiamo. Follia 2 ha un'ambientazione principale di tipo torinese-piemontese, a differenza Mamma della mia. Memoria del Male. Anche qui Se si tocca qualche un lettore si pochino il ricorderà, Piemonte, no. avevo una storia da raccontare che aveva le sue radici nella zona di Torino di Grugliasco e quindi con anche qualche incursione poi ovviamente nella mia Liguria. La terra dove ho scelto di vivere, di abitare, di scrivere, insomma. Mentre La memoria del male ha un'ambientazione principale che è proprio radicata in questa terra, Siamo ma non nella Liguria, nel per così ponente dire, la Ligure. cartolina, tra virgolette, una Liguria meno conosciuta, una Liguria che è un po' più oscura, l'entroterra. E voi sapete che la Liguria è proprio verticale, nel senso c'è la spiaggia, la striscia di spiaggia, e poi si sale subito, non c'è una via di mezzo, si sale e dopo pochi chilometri praticamente siamo non tanto mezza collina, quasi montagna, insomma, quindi abbiamo anche cellule climatiche differenti, abbiamo il clima mediterraneo quando siamo sulla spiaggia, e mentre nei boschi è un clima assolutamente mitteleuropeo quasi, insomma, anche se temperato dal salmastro, temperato ovviamente dalle temperature che abbiamo qui in Liguria, che non sono quelle del centro Europa, grazie al cielo. E questa Liguria dell'entroterra, meno tra l'altro, un'ambientazione poco frequentata dai giallisti, anche se abbiamo giallisti che frequentano le grandi città liguri, l'entroterra, una zona un po' oscura, una zona che non è,
Non è così Diciamo presente che nella letteratura, se forse con vogliamo. questo libro, come anche il precedente, fa parte della collana Giungla Gialla, quindi edito da Murzia, quindi come abbiamo salutato prima nel nostro Fabrizio Carcano. Con Fabrizio, sei questa stupendo. collana si riesce a seguire tutti i posti dell'Italia, anche meno conosciuti, perché ne ho letti Allora altri sì, sempre un po' tutta meno conosciuti. l'ambientazione proprio per questo, per introdurre il discorso, cioè sulla collana giungla gialla. La collana giungla gialla che voi riconoscete per questo palloncino, questo triangolino Marchio. giallo, che ormai è al sedicesimo, forse diciassettesimo libro e procede a gambe elevate, nel senso usciranno 8, 9, 10 libri quest'anno, procede molto bene, e questo perché ci sono dei buoni feedback dai lettori, insomma, piacciono ai lettori questi romanzi gialli che sono proprio legati allo studio di ambientazioni. Sull'ambientazione, se voi vedete anche per esempio semplicemente la cartina che c'è in fondo ad ogni romanzo, che viene aggiornata ogni volta, ogni puntino è un collega, un autore che ha scelto di un'ambientazione particolare per raccontare la sua storia. Ecco, in modo non semplicemente solamente tecnico, solamente funzionale, se vogliamo, al plot, ma in modo anche da poter dare un significato a una scelta, un significato che ha a che fare con la verità di questo luogo, la verità in questo caso, nel mio caso, della Liguria, dell'entroterra del Ponente Ligure. Però attenzione, perché anche nella memoria del mare ci sono, l'indagine poi va in giro, si ramifica, c'è una parte che si ambienta nella Val Sangone, qualche scena nella Val Sangone, una cascina in un paesino, si chiama Sangano, c'è una parte poi che viaggia verso Genova, verso il carcere di Marassi, verso il quartiere di Marassi, quindi è un'indagine che si muove. Perché si muove nello spazio, si muove soprattutto e fondamentalmente anche nel tempo, ma di questo immagino che ne parleremo, c'è tutto un discorso sulla timeline temporale, per cui avremo tempo Non mi forse. rivelare già tutto, se no ci salutiamo. E diciamo appunto che noi autori di Giungla Gialla cerchiamo in ogni libro che scriviamo, i miei colleghi, e grazie anche alla fiducia, alla knowledge, alla capacità anche di discernere e di buon gusto anche di Fabrizio Carcano, il nostro direttore di collana, cerchiamo di dare un senso all'ambientazione che scegliamo. E questo significa non solamente ottenere, appunto, diciamo, tra virgolette, prima l'effetto cartolina, per cui semplicemente il lettore può essere contento di ritrovarsi o meno in un determinato luogo, ma soprattutto che questo luogo abbia una sua storia, che sia quasi se vogliamo, quasi un personaggio all'interno del libro, che abbia un ruolo attivo. E in questo senso io mi sono ispirato, non dico, non è spoiler, non dico nulla, però mi sono ispirato a un antico femminicidio che è accaduto addirittura nel 1937 nella valle di Vado Ligure, di cui appunto non si parla più, l'ho scovato negli archivi della stampa, e in Non mi questo dire troppo tempo per in cui favore, noi perché volevo chiedere dopo. è giusto che noi de denunciamo anche la violenza di genere, è giusto che, perché uno scrittore non scrive nel vuoto, noi siamo in una società, abbiamo idee politiche molto precise, politiche nel senso di antropologia e sociale, perché la politica è tutto, la polis, la città, conosciamo dall'antica Grecia, insomma. Quindi uno scrittore non scrive in mezzo al vuoto, scrive in un ambiente socio-culturale, antropologico molto preciso, e io credo che sia oggi molto sensato, pure in una storia di fiction, una storia di intrattenimento giallo, classico, come poi appunto cercheremo magari di definire anche cosa significa classico, che comunque si prenda la sua responsabilità per, in questo caso, denunciare un caso di violenza di genere che è successo tanti anni fa, ma io non l'ho attualizzato. Ho provato a immaginare con un certo gioco di prestigio giallistico come avesse potuto avere delle ripercussioni 80 anni dopo, nelle generazioni seguenti. Il discorso che forse facevamo io e te prima della diretta sul libero arbitrio, sulla genetica e sulle altre cose cui poi forse riusciremo a focalizzare. Quindi, e questo perché è qualcosa che è successo in questo luogo e che sentivo di provare a raccontare, seppure immergendolo in un tessuto narrativo liquido, se vogliamo, un tessuto rizomatico, un romanzo che è molto diverso dai romanzi in cui c'è un solo personaggio che indaga, come noi sappiamo Montalbano, sappiamo per esempio Rocco Schiavone,
Manzini, no? C'è un solo personaggio, tutto focalizzato sul personaggio principale. Questo è un modo di scrivere il giallo che a me tanto piace molto, sono un lettore di questi colleghi molto bravi, però qui c'è un discorso diverso, c'è un discorso che ha a che fare con più personaggi, più indagini, che in un certo senso viola un pochettino una delle regole di S.S. Van Dyne del 1920, per cui diceva l'investigatore deve essere uno solo, una delle 20 regole del giallo classico. Perché dico giallo classico? Perché La memoria del male è un giallo classico. La viola non la rispetta perché ho più investigatori qua dentro. C'è il mio criminologo Damiano Danti che ritorna dai libri Però precedenti, ritorna. Marco, scusami se ti interrompo. Certo. Volevo solo parlare intanto della trama, così almeno se magari non avessero letto la parte iniziale dove ho scritto la parte della sinossi, perlomeno, o se non se la ricordassero, perché magari l'hanno letta in tempo qualche giorno fa, perlomeno li rimettiamo un po' e così poi entriamo meglio a parlare di tutto. Abbi pazienza. Allora, dicevo, sì, siamo nel ponente Ligure, quindi come ci ha spiegato benissimo Marco è l'entroterra Ligure. Siamo in autunno, quindi proprio nel mese di ottobre, anche se lì siamo alla fine, se non mi ricordo male. In quel periodo, in quei giorni, la maggior parte delle persone che vivono in quella zona, o perlomeno tanti, sono dei cacciatori. E quindi si ritrovano insieme andando nei boschi per cacciare. È una vita, diciamo, di contadini, ma attualissima, perché comunque ci sono tantissime persone che seguono la caccia. Assolutamente. I miei Appunto. amici, qua i boschi risuonano di colpi ogni mattina verso le 4 o 5 e bisogna stare attenti anche perché c'è un sacco di gente che va a funghi, come amico Roberto che Quindi è forse ci sta rischioso. seguendo, e bisogna stare attenti a non... chissà chi, insomma. A chi si trova? Certo. Appunto, una persona in particolare nel nostro romanzo probabilmente non è stata molto attenta ed è rimasta vittima di un grave incidente che l'ha portato alla morte. Questo personaggio è Riccardo Venturino, lo conosceremo quindi già cadavere, quindi lo conosciamo in un certo senso, perlomeno inizialmente poco, ma poi verrà sviluppato molto anche lui. I personaggi che si susseguono sono diversi, tra cui c'è Michele Carraro, che è un ex poliziotto, amico di Riccardo, che ci vuole vedere chiaro. E quindi lui sarà una delle persone che inizierà a fare la sua indagine personale, perché ovviamente è un ex poliziotto, quindi a regola non potrebbe indagare, ma comunque indaga anche un po' per amicizia sicuramente, ma anche per la voglia di verità. E non sarà il solo, perché appunto, come dicevi, c'è il criminologo e anche la figlia Incredibilmente. di Carraro, che anche lei entra comunque Anche se nel non, gioco lei non lo dell'indagine. sa, però poi entra comunque nella Non lo soluzione sa, però. dell'indagine, malgrado. E poi Appunto. altri, come anche Andrea Bonora, che è uno spettore con una malattia molto particolare, non so chiamarla malattia, è una persona affetta da un disturbo sinestesico, che non è così banale la cosa, insomma, no? Una patologia che perché parliamo di questo? Perché in realtà, appunto, sono tanti personaggi che indagano qua, appunto. Appunto, vorrei che E tu mi c'è parlassi un pochino meglio di loro, così certo. Michele si cominciano a Carraro, adesso conoscere. partiamo da Carraro. Allora, Perfetto. è un ex commissario della Mobile, ha 62 anni, è in pensione da quando aveva 58, non sta neanche benissimo di salute, è una persona che comunque ha la sua vita, coltiva l'orto, che è un pensionato, insomma, che però ha un'esperienza in polizia importante ed è anche un cacciatore ed è anche un amico della vittima di Riccardo Venturino, la persona che viene trovata in un crepaccio nei boschi qui sopra Calvisio, e la cui morte pare essere accidentale. Infatti, viene rubricata dal medico legale come morte accidentale. Ma ha un occhio esperto di un ex commissario della Mobile, un 40 anni di servizio. C'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa soprattutto che non torna. Questo poi non possiamo fare spoiler, ma ci sono alcune cose che devono essere chiarite, insomma. E siccome era anche un amico della vittima, era uno dei tre persone con cui andava a caccia Riccardo Venturino, casualmente quel giorno Venturino è uscito da solo a caccia, non si esce quasi mai da soli,
sono sempre in due, in tre, insomma. Però quel giorno, per una serie di motivi che poi verranno chiariti nel romanzo, è uscito da solo e gli è successo di qualcosa, per cui è stato trovato morto. Allora, Michele Carraro non ci crede che sia andata così, che sia stata una morte accidentale, e malgrado tutto, malgrado la sua età, il fatto che non stia neanche benissimo di salute, decide di vederci chiaro. Questo è l'inizio dell'indagine, se vogliamo, che parte proprio dal funerale Venturino, eccetera. Poi Carraro è anche affiancato da uno dei suoi ispettori, che è Andrea Bonora. Andrea Bonora ha una caratteristica importante, oltre a una mutilazione alla mano, per cui ha perso delle dita in segheria, per cui ha anche problemi a sparare, eccetera, ha imparato a sparare con l'altra mano, insomma, però è un ragazzo estremamente sveglio, ha studiato anche criminologia, è uscito dalla regione, è andato, come diciamo qua in Liguria, fuori dai Garbassi, è andato a studiare le condotte devianti, la criminologia all'Abano, a Milano, quindi è un ragazzo molto ambizioso, che è tornato nel ruolo di ispettore capo adesso, ok? E ha una caratteristica particolare, nel senso è portatore di una malattia che si chiama disturbo sinestesico, per cui automaticamente nel suo sistema percettivo, ad esempio, i suoni vengono associati ai colori. Quando lui ascolta, cioè dei giorni più, dei giorni meno, come tutti i disturbi di questo tipo, hanno delle fluttuazioni, delle maree, per così dire, no? In termini psichiatrici. Quindi lui associa i suoni ai colori. Quindi questa è una cosa molto importante per un poliziotto, perché associare per esempio il suono della voce con le sue inflessioni, con il suo andamento metrico a determinati colori può portare anche dopo un po' di anni, perché uno ci nasce con questo disturbo, nel senso, dopo un po' di anni di esperienza, a riconoscere quando qualcuno per esempio sta mentendo e in che modo, e provare a immaginare perché il colore della menzogna, quel violetto, vinaccia, no? Oppure tutti gli altri colori possibili delle voci umane, per cui un poliziotto si può, nel momento in cui ha fatto pace con le problematiche che porta un disturbo del genere, per cui uno che va in giro e tutti i suoni che sente gli portano dei colori, insomma, deve cercare di gestirlo. Infatti, dopo un po' di anni in cui anche in adolescenza non e i suoi, non so, genitori, eccetera, dicono, ma vuole soltanto mettersi al centro dell'attenzione, ma cos'è questa cosa che dice? Cioè, ok, superato tutto questo problema e capito che in realtà è un disturbo psichiatrico, che per esempio avevano, sono stat è stato anche raccontato in storia, per esempio, io che sono musicista e sono in conservatorio, ricordo per esempio Alexander Scriabin, che è un grande compositore del passato, che aveva questo stesso disturbo, e che lo ha saputo utilizzare per creare dei suoi brani che noi oggi chiameremo multimediali, delle installazioni multimediali. Stiamo parlando di 120 anni fa, insomma, era un precursore pazzesco grazie a questo. E lui, mettendo insieme le luci, i colori, le fiamme, il fuoco, eccetera, con i suoni, Scriabin creava dei poemi sinfonici multimodali, diremmo oggi, come insegniamo in conservatorio, a utilizzare multimodalità. E questo è uno degli esempi. Poi nella storia ci sono stati altri casi anche famosi che non stiamo ad elencare qui, però non è un disturbo abbastanza raro comunque. E questo è un'altra parte dell'indagine, perché Bonora porta avanti un'altra parte di indagine che tra l'altro si intersecherà con quella di Carraro in maniera anche drammatica, nel senso che Carraro è un poliziotto, sì, oggi stanco, eccetera, ma che ha avuto un passato abbastanza complesso, non cristallino certamente, in cui ci sono molte cose, peraltro, appunto, andando a indagare sulla morte di Riccardo Venturino, lui non ci Scopre pensa tanto. all'inizio, ma poi ci va di mezzo in prima persona, perché vengono fuori alcune cose della fine degli anni 90 che erano successe nel suo passato, alcune anche veramente drammatiche, che riguardano anche la vedova Venturino, che poi entra in gioco anche lei, ma non diciamo come. E si mette in gioco in primo luogo, e l'indagine di Bonora, che è un ottimo poliziotto, a un certo punto si scontra con quella del suo ex superiore, il suo mentore, lo ha cresciuto come poliziotto in pratica. E questi sono già due investigatori. Il terzo entra in gioco a metà libro. Il terzo è Damiano Danti, è il mio criminologo, che più o meno, tranne forse in Follia 2, dove è solamente nominato qua e là, ok, però negli altri libri precedenti, ad esempio nella Luna delle Fragole, ad esempio nell'Immagine divisa, è protagonista. Ed entra in gioco con i suoi mezzi. I suoi mezzi sono quelli della psicologia,
forense, la psicologia clinica applicata allo studio delle condotte vedenti. È un pochettino, se vogliamo, quello che ho al mio percorso, insomma, quello che poi non ho portato a termine, perché poi ho fatto musicista, però in Università Cattolica a Milano avevo studiato psicologia clinica quando ero studente, stiamo parlando tra i 19 e i 25 anni, come tutti, con un'attenzione particolare proprio anche al setting analitico, rimango un freudiano assolutamente convinto, e con alcune influenze poi kleiniane, junghiane, winnicottiane, ok, non stiamo ad andare in profondità su queste cose. Comunque lui mette in atto, in pratica è la versione dello scrittore, se avesse deciso lo scrittore sottoscritto di fare quel mestiere, di fare lo psicologo. Poi non ho deciso di fare quella cosa, perché era molto, molto complesso anche gestire delle situazioni anche difficili da portare a casa, insomma, lavorando nei CERT, eccetera. Il quinto anno già facevamo delle esperienze pratiche guidate con persone che stavano malissimo, insomma, un casino. E poi ho scelto di fare musicista, perché era l'altra mia grande strada. Io nasco come pianista, già a 5-6 anni sono iniziato a studiare pianoforte, poi la composizione, poi la musica elettronica, poi ho fatto 20 anni il compositore in pratica, e adesso insegno queste cose, cerco di restituire agli studenti quello che ho messo in pratica per il tuo amore compositore contemporaneo, insomma, e posso dedicarmi, diciamo che la mia carriera di compositore è finita intorno al 2018-19 per mia scelta, e non voglio ripetermi, ho già detto tutto quello che avevo da dire con la musica, e molti colleghi che si ripetono, sono imbarazzante la situazione, perché poi dopo un po' le idee finiscono, uno comincia a generare pezzi da costruire di altri pezzi e l'informazione decade. Quante volte ho visto questa cosa, nel mio caso non succederà, perché ho, per così dire, smesso, anche se un compositore non smette mai di scrivere. Infatti a fine ottobre adesso abbiamo il convegno di informatica musicale, un pezzettino lo presento anche lì, ma giusto perché è il convegno italiano di informatica musicale, una cosa importante, insomma, ad Ancona. Però di fatto è finita, e posso dedicarmi all'altra mia grande passione, che è la scrittura. Questo anche per presentarmi un pochettino, se avessi... Insomma, se qualcuno non ci avesse visto l'altra volta o avesse perso qualcosa, certo, è fatto benissimo. Senti, quale di questi personaggi è nato per primo? Ce n'è uno che ti ha ispirato? Tanti, il mio criminologo, perché è nato all'inizio, è già presente nel romanzo che ha vinto il Giallo Luna nel 2017-2018, ma il romanzo l'avevo scritto prima, L'immagine divisa, che è un giallo assolutamente rigoroso, classico, nella maniera anche più classica della Memoria del Male. E poi ritorna nella mia indagine romana sul serial killer di Roma, l'epatologo, nella Luna delle Fragole, che è stato edito da un piccolo editore di Torino, Iume, che ringrazio, e che poi magari ci si sente per altre cose, insomma. O che ristamperemo, magari, perché no, la storia dell'epatologo la ristamperemo magari in Giungla Gialla, insomma, perché è un romanzo che ha avuto anche seguito, insomma. Puoi provare a chiedere, siamo qui. Una seconda. No, beh, in realtà ho talmente tante cose che sto scrivendo adesso che occupare uno slot della collana con un romanzo già uscito sarebbe uno spreco terrificante. Ho tre libri adesso che sto scrivendo, uno lo consegno a dicembre, l'altro finirò la prima stesura comunque adesso, tra un po', e il terzo verso febbraio, quindi ho veramente troppe cose. C'è tanta carne al fuoco. Per andare a pensare di occupare uno spazio in collana con un romanzo che è già uscito poi per un altro editore, insomma. Però comunque in futuro, capito, la vita è lunga, cioè, ok? Ah, sì. Non c'è fretta, insomma. E se una cosa è buona poi ritorna, insomma, non è che sparisce. Cioè. Allora, quindi lui, diciamo, quindi, che c'è la giamma, sì. Degli altri che hai in questo romanzo, che hai fatto, diciamo, nascere in questo romanzo, sì. Quale è quello nato prima, o comunque quale è quello che ti prende di più, come Marco Marinoni? Guarda, devo dire la verità, sono tutti dei figli di carta che vanno in giro, ok? Sono tutti bambini che vanno in giro per le pagine, e io voglio bene a tutti. Certo, una qualcosa di particolare per la figlia di Michele Carraro, che è Serena, che è una ragazza ribelle con un padre molto autoritario, un padre commissario della mobile, che in qualche modo non è stato poi questo gran padre, anche ha avuto un periodo della sua vita in cui è stato anche un alcolista, eccetera, insomma, però è una persona retta, onesta, e lei cresce con questa figura paterna con cui si scontra parecchio, e forse troverà una pacificazione, non diciamo nulla, insomma, però... Ed è una persona, un personaggio, una ragazza che ha saputo mantenersi integra,
malgrado delle grosse difficoltà in adolescenza, ma allo stesso modo Andrea Bonora, che malgrado non fosse stato creduto quando diceva in adolescenza, io vedo i colori, le voci, tutto, sento i suoni insieme, li vedo come qualcosa di colorato, insomma, cioè, non è stato creduto ed è stato anche mandato da una serie di dottori, di medici, per capire, anche di psichiatri, per capire perché inventava queste cose, in realtà non le inventava, per cui anche lui ha saputo mantenere dritta la propria immagine di se stesso nella vita, malgrado appunto gli altri all'esterno. Comunque c'è questa idea delle relazioni umane complesse, che sono quelle vere, che noi sperimentiamo ogni giorno e non sono quelle bidimensionali, monocordi di alcuni, molti degli autori anche di oltreoceano americani, per cui c'è questa separazione tra bianco e nero, tra buono e cattivo, tra chi indaga e chi è colpevole, che per me è una grandissima stupidata. La nostra, ed è anche umiliante per un lettore una legge, una cosa del genere, non possiamo pensare che i nostri lettori siano così stupidi, e i nostri in Italia non sono assolutamente tanto stupidi. E la prova è quanto stanno piacendo anche questi romanzi, anche quelli dei colleghi di Giungla Gialla, in cui c'è questo discrimine che ha a che fare con la vita reale. Nella vita reale buoni e cattivi non esistono. Cioè, sì, d'accordo, sì, fino a un certo punto, però poi in realtà tutti quanti abbiamo ombre nel nostro passato, ma anche nel nostro presente abbiamo. Quindi questa idea nasce, è proprio tipica della nostra scuola italiana, si chiama realismo del giallo italiano. Nasce con i nostri nonni che sono e che non smetteremo mai di ringraziare, sono Fruttero Lucentini, sono Scerbanenko. Okay? Noi siamo i nipotini di Fruttero Lucentini e Scerbanenko, che sono stati i primi veramente, al di là di De Angelis, eccetera, dei primi esperimenti, gli anni 40, eccetera, sono stati i primi a provare a scrivere delle storie di investigazione ambientate in maniera importante, non solamente per caso, qua in Italia. Con Luca Lamberti, Scerbanenko, la serie di Luca Lamberti, Milanese Ammazza il Sabato, eccetera, ma anche tutto Fruttero Lucentini fino alle ultime cose, sono stati veramente dei precursori perché ai tempi prima si scimmiottava il romanzo anglosassone qua in Italia, si scimmiottavano i personaggi con i nomi inglesi, cioè, questa è veramente stata la nascita importante del giallo italiano. E dal quale io al mio, francamente, personalmente sento di discendere. Ed è un'eredità di una certa rilevanza, per cui non dobbiamo fare brutte figure nel momento in cui abbiamo dei nonni così importanti, no? Sono stati proprio i primi nel giallo italiano a provare a mettere in scena quella che è la complessità della natura umana. Ed è quello che cerco di fare anch'io nei miei personaggi, che non sono e non vogliono essere, poi se sbaglio, magari, ok, non vogliono essere bidimensionali, vogliono essere assolutamente realistici con tutto quello che questo comporta. Perché il buono da favoletta è una cosa, la persona reale è tutta un'altra faccenda, con le È pulsioni vero. inconsce, pulsioni inconsce anche a volte irraccontabili, pulsioni oscure, cioè pulsioni di morte oltre che di vita, insomma, cerchiamo di raccontare le persone nella loro completezza, no? Complessità di creare dei personaggi che non si prendano gioco del lettore, che non siano semplicemente consolatori. Io odio la letteratura consolatoria. Noi siamo qui perché l'arte è fatta per perturbare. Le cartoline le vende il tabaccaio, l'arte deve perturbare chi ne fruisce. Questo è quello che anche io da compositore, 20 anni ho lavorato in questo senso, insomma, che quando facevamo Avanguardia allo Stato Puro, alla Biennale di Venezia, a Roma. A volte prendevamo i fischi di tutto, insomma, certo, l'arte deve perturbare. Poi c'è la volta che scrivi un gran pezzo, c'è la volta che scrivi uno meno buono. Con i libri è più semplice perché tu lo mandi, cioè, Puoi ci lavorare. lavora talmente in tanti. C'è la mia editor che è Lidia Sirianni, che ringrazierò sempre, la mia agente, Benice Sirianni, che già ci mette una mano lei per dirmi questo funziona, questo meno, questo devi sviluppare di più, tutto il discorso di editing, per cui ci rimandiamo il libro 3-4 volte, c'è un anno e mezzo di lavoro. Poi c'è il lavoro che fa Fabrizio Carcamo, quando riceve il libro da direttore di collana, ci mette le sue annotazioni. E qui c'è un altro lavoro di 3-4 mesi. Per cui è più difficile che esca un libro che non funziona, capisci? Perché ci lavora tanta gente dietro, non solo il correttore di bozze. Mentre invece nella musica, il compositore contemporaneo, persona natura, persona solitaria, solinga, che manda il pezzo al festival, poi va ed esegue al mixer, a parte elettronica, dirige, eccetera. Questa Infatti per dare un volevo po' chiedere un'immagine. anche,
Volevo capire anche un'altra cosa. Per il libro, per questo libro, proprio La memoria del male, avevo letto appunto che è ripartito dal femminicidio del 1937 e, se non ricordo male, anche da un quadro che ti era rimasto in mente. Non da un quadro, da un quadro, da un'immagine, che è quella, Un'immagine, scusa, sì. non, sì, a volte una storia nasce da un'immagine, Ispirato. E come ci ma sei no, non che costruito? esiste realmente, nel senso, io ho immaginato quello che poi ho raccontato nel prologo e che qui non possiamo raccontare, il prologo, ok? Sarebbe spoiler, quello che succede a Francesca nei boschi, Non diremo tutto quello niente. che succede. Però io sono partito con Questo l'immagine non lì. c'è niente di tortura. Quindi per risponderti, sì, un'immagine, semplicemente l'idea che proprio facciamo solo un quadro iniziale di questa donna sui 35 che sta accudendo l'orto a Calviso, vicino via Calviso, dove ci sono gli orti, sopra Finale, sopra Finalpia, e il marito cacciatore nei boschi, e a un certo punto torna il cane del marito che il cacciatore ha sempre, che è un cane da ferma, un cane da cerca, cioè torna questo cane senza il marito e la attira nel bosco, nel senso abbaiando, fa capire che c'è qualcosa che deve andare a vedere. Questo è quello che farebbe un normalissimo cane da caccia in quella situazione. Non diciamo altro, perché poi inizia ed è c'è anche un depistaggio in questo senso, Che diciamo, sviluppa perché tutto dal il resto. prologo sembra che succedano certe cose, però un buon giallista non ti dice, non ti dà la soluzione nel prologo, a meno che Già la non sia un giallo soluzione è all'inverso, finita. come quelli di Colombo, che sono dei gialli all'inverso, ok? Ma non è questo il caso, quindi c'è un forte depistaggio iniziale che dà un'immagine anche potente, sanguigna, diciamo così, di alcune cose che poi in realtà si rivelano nelle 450 pagine del romanzo. C'è tempo per dipanare un'indagine completamente diversa, che parte da quello e poi lo nega. Non dico niente. Troppo. Assolutamente, quello Questa no. era, sì, si parte da un'immagine, poi costruiamo l'indagine, e poi se c'è anche un fatto di cronaca che si innesca all'interno di questa tela, a me piace molto fare così, in senso trovare un appiglio nella cronaca nera, nel mondo reale, anche come intento, dicevamo prima, intento sociale, di impegno sociale, anche di denuncia, ok? Che poi non stiamo al report qua, ovviamente è un romanzo che è puro intrattenimento, un giallo, un fiction, qui puro intrattenimento. Però qualcosina mi piace inserire in questo modo. Ti ho Intanto risposto. ricordo che se volete fare delle domande a Marco potete pure scriverle perché comunque le vedo. Si vede come utente Facebook perché ho letto poco prima che non, per la privacy non viene messo il nome della persona che scrive. Perché dovreste dare un ok tramite un'altra applicazione. Quindi ora vedo se poi riesco a chi vuole poi a poter far mettere anche quell'ok. Non stiamo contrabbandando No, segreti militari, cioè no, per privacy. carità. Comunque c'è Michela che diceva che è veramente un bel giallo. Grazie, gentilissimo. Io sono molto innamorato dei feedback dei miei lettori. Infatti nel periodo estivo, già l'anno scorso, ma quest'anno soprattutto, sto facendo un grosso giro per le librerie, per incontrare proprio i lettori, dedicargli i libri. Ormai sono 40-42 librerie quest'anno e ne ho ancora, mi pare 6 o 7 adesso in Piemonte. Domani parto per Ivrea, la Mondadori di Ivrea avrò sabato, poi la Mabuc a Torino domenica. Ciascuno di questi 4 fine settimana di ottobre lo dedicherò a una o due librerie ancora prima di poi di fermarmi, perché a novembre poi inizio a insegnare al conservatorio e il tour finisce in pratica. Comunque sì, mi piace avere un rapporto anche personale con i Più miei vicino. lettori, cioè incontrarli in libreria, parlarci insieme, proporgli il libro, dedicarglielo, firmarlo. E poi appunto, guarda che ci sono anche nei social, in Facebook, eccetera, ditemi cosa ne pensate. Fatemi una critica anche una cosa che fa crescere molto un autore, anche il rapporto con i lettori. E per me è una cosa fondamentale, l'ho sperimentato già l'anno scorso con Follia 2, avendo dei feedback molto belli, molto positivi, sia dai lettori reali, quelli che ho incontrato nelle librerie, che da quelli virtuali di Amazon. Infatti ha venduto tantissimo su Amazon, ad esempio, adesso è
in Unlimited, quindi è scaricabile a 0 euro per chi ha Unlimited. Questo è un bel punto di arrivo, nel senso perché vai in Unlimited solo se superi un certo numero di vendite, quindi Follia 2 è andato molto bene. E sono speranzoso sul fatto che anche La Memoria del Male possa incontrare un favore. Da parte nostra, di autori, c'è un'assoluta onestà e rispetto del lettore. La mia attitudine anche nel costruire una trama complessa senza lasciare dei fili che poi non vengono al pettine, cioè nel risolvere tutto nel migliore dei modi, come sembra una stupidata, però leggendo anche molti libri in giro vedo che non sempre così, insomma, a volte i libri vengono risolti in modo un po' così approssimativo, dando magari maggiore attenzione alle descrizioni psicologiche dei personaggi, all'ambientazione. No, in un giallo per me il plot è la cosa importante, quello classico deve tornare tutto, quindi c'è un'attenzione anche che è un rispetto del lettore, perché io per primo, essendo un avido divoratore di libri gialli, di thriller, di noir, mi aspetto e voglio che l'autore sia onesto nei miei confronti, e se non è in grado di far tornare tutti i film, non scriva. Quindi questo è anche parte del lavoro del giallista, in cui insomma, ci impegniamo per avere rispetto dei nostri lettori, insomma. Questo, diciamo, è un noir psicologico, correggimi se sbaglio. Un giallo, un noir è un termine più legato ad altre sfere, un giallo psicologico. Il noir è un'altra cosa, se vogliamo. Non sono scrittore di noir. È un giallo psicologico di classica, nel senso in cui, cosa vuol dire questo terra a terra? Che l'enigma viene risolto, l'indagine viene portata a soluzione con i mezzi della psicologia, esattamente come succedeva con i romanzi di Poirot per la Christie, di Conan Doyle per Holmes, Auguste Dupin con Edgar Allan Poe, nel senso, più che non gli inseguimenti, le pistolettate, le bombe che scoppiano, gli aerei che cadono come in 007, in un giallo classico ci si aspetta che il o gli investigatori, in questo caso, giungano a una soluzione dell'enigma, dando prima di tutto al lettore la possibilità di arrivarci. Quindi a un certo punto del libro il lettore, se vuole, può mettere assieme le cose e arrivare alla soluzione. Questo già nell'immagine divisa, era anche nella Luna delle Fragole, in Follia 2 assolutamente, anche nella Memoria del Male. Questo è un impegno che io prendo con i miei lettori. Un giallo classico significa che a un certo punto il lettore ha gli strumenti, gli indizi, le prove, e anche psicologiche, semplicemente dalle relazioni tra i personaggi, eccetera, per risolvere il caso. Questo in senso, questo classico vuol dire. E poi appunto giunga a questa soluzione con i mezzi della psicologia e tutto quello che porta, più che non i proiettili, insomma. Psicologia con un metodo induttivo, un po' come diceva Umberto Eco, parlavamo prima del Signore dei Tre, oppure quanto riguarda Holmes, è un metodo deduttivo, insomma, i metodi della psicologia investigativa, anche forense, perché c'è anche un'attenzione al profiling, profilazione criminale, per cui il mio psicologo clinico Damiano Danti è un esperto in profilazione criminale, per cui se entra in gioco anche un discorso legato alla profilazione delle condotte criminali. Di questo giallo, perché poi vediamo se ci sono domande. Intanto ti volevo chiedere una cosa che per me era importante. Qui c'è diversi problemi, come dicevi prima, di psicologia, come il commissario, ma anche un problema che affronti sulla genetica. Sì. Ci vuoi parlare un po' meglio di questo? Visto che magari sui luoghi un po' ne abbiamo parlato, comunque certo. Se ne vuoi parlare sempre... Posso dire qualcosa, questo, perché in realtà è parte della soluzione, quindi possiamo dire solamente qualcosa, però c'è stato... Infatti, poco. Mia un'indagine in questo senso, per quanto riguarda il problema oggi assolutamente centrale, radicale, nella ricerca scientifica, ma non solo, del rapporto tra libero arbitrio e determinismo genetico. Questa è una cosa importante, per cui noi che siamo ormai a 15-20 anni adesso dalla completa sequenziazione del genoma umano e possiamo intervenire anche in maniera importante, qualitativa, sulla modificazione di determinati alleli, sui telomeri soprattutto, che saranno al centro di un romanzo che verrà tra 4 anni, direi, che sto mettendo giù in questo momento per il 2026, se non erro.
possiamo intervenire in maniera qualitativa sulle strutturazioni genetiche nostre e di altre creature di questo mondo, entra in gioco allora un problema etico. Un problema etico è qualcosa su cui un ricercatore o anche uno scrittore che si muove comunque da campo di ricerca scientifica, nasco nella ricerca scientifica applicata agli algoritmi di programmazione per la musica, insomma. Quindi noi ci muoviamo in un campo in cui l'etica adesso entra, quando tutto è possibile o quasi, comincia a essere possibile, allora entra in gioco un discorso etico. Ecco, io ho immaginato questo tipo di problema nel mio libro, c'è, è parte della soluzione, entra in gioco una modificazione cromosomica che porta a determinate malattie come la sindrome di Patau, eccetera, e ho provato a immaginare come potesse innestarsi su un discorso di questo tipo anche una personalità psichiatricamente instabile, cui è meglio non dire altro, però sì, comunque è una delle problematiche che ho voluto sollevare all'interno del libro, come ad esempio anche la violenza dentro le carceri, a Marassi, quello che succede a un certo punto nell'indagine in cui si va a sviscerare qualcosa che è successo nel carcere di Marassi 20 anni prima del tempo di narrazione, ha a che fare con un altro grosso problema, che è quello nostro della sovrappopolazione delle carceri, il sovraffollamento delle carceri, che non sta venendo risolto, ma non solo qui in Liguria, con il carcere di Savona, che sappiamo tutti cosa succede. Un problema, non dico mondiale, ma sicuramente italiano, per cui anche io quando vado a raccontare un suicidio nelle carceri, che poi si rivela essere qualcosa di diverso, sto sollevando un problema del perché possa succedere una cosa del genere all'interno di una struttura carceraria, dove non dovrebbe succedere, ok? Quindi c'è sempre un discorso di denuncia sociale dietro, in cui noi appunto, come dicevo prima, non scriviamo nel vuoto, scriviamo delle storie di investigazione, di fiction, che sono intrattenimento, sono piacevole intrattenimento anche da ombrellone, perché no? Non c'è niente di male a scrivere gialli per l'estate. È uscito a metà giugno. In genere, a giugno, esco a metà giugno di solito, fine maggio, inizio giugno, perché come a me, a molti altri piace leggere gialli anche a spiaggia, insomma, ci mancherebbe, non sono uno scrittore da spiaggia, ma grazie, molto volentieri, ma ci mancherebbe, grazie ancora. E appunto, noi facendo questo, scrivendo storie di intrattenimento, comunque affrontiamo temi, almeno io mi sento di poter affrontare dei temi, ormai a 48 anni, con un po' di esperienza alle spalle, dei temi anche sociali, scottanti, diciamo, come ad esempio la violenza di genere, i femminicidi, come la violenza nelle carceri, come il rapporto tra genetica e libero arbitrio e come altre cosette che potete scoprire poi leggendo. Ci sono sicuramente tante cose, tanti spunti anche di riflessione, voglio far vedere anch'io se si vede un po' meglio. L'ambientazione è sicuramente in stile, a questo punto, giungla gialla, visto i diversi numeri che sono ormai usciti, quindi ormai li conosco abbastanza bene, direi. Quindi è una bella ambientazione che rispecchia, secondo me, anche l'amore che hai per quelle terre lì. La conoscenza. Io ho scelto di vivere, io non sono ligure, non sono di qui, sono un foresto, no, però, tollerato, certo, da 20 anni ormai. Mi sembra che comunque un minimo d'amore ti sia uscito anche per quelle terre, o no, sbaglio? Ho scelto di vivere qui perché qui è casa adesso, perché sono innamorato del mare, di questa terra, altrimenti sarei altrove, ho vissuto altrove. È stata una vita estremamente nomade, ho studiato a Parma, al Conservatorio di Parma, un po' a Milano, poi ho studiato 8-9 anni, ho vissuto a Venezia anche 8-9 anni bellissimi tra il Lido e il Ghetto Ebraico, Venezia, un posto di cui sono innamorato. Il mio primo romanzo si chiama Cauda Draconis, con un titolo in latino potete immaginare già quanto avrà venduto, zero. Okay. Però, certo, uno fa l'esperienza, no? Poi c'è chi ti aiuta intorno quando vai con un editore grosso, quando hai un agente, eccetera, però ai tempi, all'inizio, potevo immaginare, mettiamo un titolo, la coda del serpente, la cauda Draconis, perché è una costellazione, perché c'era tutto un discorso complesso, un giallo che sembrava essere un giallo esoterico, in realtà una
assolutamente classico anche quello, perché poi si scopre che c'è tutto dietro, tranne che esoterismo, insomma. Però mi è andato a Venezia, dove io ho vissuto in via Scutari, nel Lido, al Lido, in una grande villa ottocentesca che un signore che aveva molte possibilità mi ha messo a disposizione da studente. Mi ha detto, basta che la tieni in ordine, mi dai 200 euro al mese, la tieni in ordine. Una villa enorme, esatto. Bellissima, come non ambientarci un libro? Impossibile. Cioè, quindi, una vita assolutamente nomade. Poi per 20 anni ho girato tutto il mondo dietro ai miei pezzi, perché quando mandi un pezzo anche complesso da eseguire con l'elettronica e tutto a un festival importante, bisogna che ci vai, nel senso, perché non c'è molta gente per poter fare. Quindi ho girato tra l'America, l'Europa, ovunque, anche in condizioni, dall'America col Greyhound, col Pullman, quello proprio dei poveri, col sacchettino marrone. Quindi, insomma, una vita molto nomade. E poi ho scelto questa terra qua, la Liguria, qui davanti al mare. Lì adesso, dove voi vedete lo schermo, qua c'è il mare, in realtà c'è la spiaggia. Perché è fatta, non è una brutta scelta, devo dire. No, scelta proprio per l'innamoramento. Tranquillamente, insomma, è casa adesso. È qui. E ho scelto anche di raccontare questa storia qui, ora, dopo aver ambientato, per esempio, Follia 2 in Piemonte, a Torino, la Luna delle Fragole a Roma, perché c'era proprio la necessità, da parte mia, di raccontare questa terra, di raccontare anche i luoghi oscuri immaginabili, luoghi oscuri. Calvisio, per esempio. Calvisio è un piccolo paese di pochissime anime che c'è qua sopra fino al Pia, ha una storia di 10.000 anni, prima che arrivassero i romani. Non sono mai entrati i romani a Calvisio, perché gli abitanti di Calvisio gli scaraventavano sulla testa delle enormi pietre. Infatti, come scrivo nel libro, gli sono soprannominati i sciaccateste, gli spaccateste, perché anche i barbari saraceni che volevano conquistare Calvisio, niente, li prendevano a sassate in testa e non è mai stata conquistata. Ci sono delle rovine romane, pre-romane, rovine ancora di 8-9 mila anni fa, cose fuori dal mondo, bellissime, nei boschi qua da andare a vedere. C'è tutta una storia qua, si respira la storia anche arcaica, che è un'eredità che comunque è bello anche conoscere, insomma, secondo me, studiare. Ah, sì. Certo. C'è Ilaria che ti saluta. Ciao Ilaria. È riuscita a collegare. Spero di avervi, insomma, incuriosito, di avervi quantomeno intrattenuto per questi 50 minuti in cui ci siamo dilungati su questo libro, ma in generale anche su tante altre cose, insomma, su diversi temi. Io Dai. Vi ricordo La memoria del male, se lo fai rivedere anche te, che si vede meglio. Al contrario di qua. Giungla gialla, come vedete dall'icona. Fabrizio Carcano ormai è il nostro lettore, primo lettore. Primo lettore. E la casa editrice è Murcia. D'accordo. Io vi ringrazio tantissimo Marco per avermi dato ancora la possibilità di intervistarlo, di essere ancora una volta qui con me e con noi. Ringrazio a te, Sara, per avermi invitato nella tua trasmissione, insomma. E ringrazio i lettori che ci stanno seguendo, ci seguiranno anche in YouTube quando metterai adesso il video, insomma. Certo, a breve ci sarà anche lì sopra, così si potrà rivedere anche lì, in qualsiasi momento lo potete rivedere. Bene. Grazie mille grazie a tutti e ci vediamo presto. Grazie ancora. E buona serata. Grazie, buona serata.